Allora, mister, nell'analisi della partita partiamo inevitabilmente dal primo tempo, perché se fosse entrato uno di quei pali staremmo forse a commentare una partita diversa. Sicuramente le partite sono piene di episodi. Nel primo tempo non siamo stati fortunati perché abbiamo colpito due pali a portiere battuto, però e abbiamo sinceramente anche subito gol nel momento in cui stava per finire il primo tempo e in cui sembrava che potessimo controllare la partita. Ecco, da lì in poi la partita ha un po' cambiato, anche il gol subito all'inizio del secondo tempo ci ha mentalmente un pochino limitato e da lì in poi abbiamo avuto una reazione sostanziosa dal punto di vista energico e dell'aspetto fisico, ma poco razionale e poco lucida. Infatti da lì poi la partita è cambiata e insomma, il Saremese ha preso il sopravvento. Probabilmente se fosse finita con un punteggio più largo, insomma, non avremmo potuto recriminare. Che Sanremese ha trovato quest'oggi? Allora, Saremese che è sicuramente un'ottima squadra, ma non solo da oggi, credo che dall'inizio del campionato fino ad oggi abbia fatto un percorso importante, è una squadra di grande fisicità e questo probabilmente li ha aiutati anche oggi in un campo che comunque era un po' allentato dalle condizioni climatiche. E è una squadra di grande qualità, con giocatori importanti, è una squadra che è destinata sicuramente a essere protagonista in questo campionato.